Leggo. Venerdì Santo, Passione del Signore. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Te lo mette bello a posto tu? Ah. Thank you.
Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La liturgia non è una messa, si svolge con la liturgia della parola, poi c'è l'orazione universale, la preghiera universale. È una delle prime volte che è stata introdotta la preghiera dei fedeli nella liturgia. Poi c'è l'adorazione della croce e poi c'è la comunione. Nella liturgia della parola ascolteremo il racconto, la proclamazione della passione secondo Giovanni. Ricordo che questa mattina è venuto il tecnico della radio parrocchiale, per cui si può sentire sia con la radio parrocchiale che con la radio vecchia di Don Elio. Associamoci al mistero che stiamo celebrando. E per tutti quanti, anche se la chiesa è vuota, ci sono alcune persone le indispensabili per il servizio liturgico, la chiesa è vuota, però la liturgia, l'azione del popolo di Dio assieme al suo Signore è per tutti quanti, per quelli che ci sono e per quelli che non ci sono, per i vivi e per i morti. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo, il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a esso raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è battuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ritornello lo cantiamo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberimi dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione di fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Un pensiero prima di iniziare la proclamazione della Passione del Signore secondo Giovanni. Quando presentiamo la croce e ci gloriamo della croce, non dobbiamo mai dimenticarci che la croce è uno scandalo. È uno scandalo. È come se i francesi onorassero la ghigliottina. Ed era il supplizio degli schiavi fuggitivi, dei peggiori malfattori. Ma per noi cristiani è il segno dell'amore di Dio, dell'amore estremo di Dio. E Giovanni, l'Evangelista Giovanni, continuamente parla dell'ora, della sua ora, dell'ora di Gesù, e parla della gloria di Gesù, della gloria che il Padre gli ha dato. E quando è l'ora di Gesù? E quando sarà innalzato sulla croce, quando sarà innalzato da terra.
Quella è l'ora in cui si compie il progetto del Padre, su di Lui e per mezzo di Lui. Ricordo sempre quello che c'è scritto nel Santuario del Cristo, sopra l'organo, sull'arco d'inizio della Chiesa. È scritto in latino, ve lo dico in italiano. Mentre le cose del mondo scompaiono, se ne vanno, volvitur mundus, soltanto la croce sta, rimane. È il punto fisso, il punto sul quale noi dobbiamo ancorarci e con il quale dobbiamo confrontarci. È dalle ferite di un Dio che muore per noi, che noi siamo stati guariti. L'abbiamo sentito leggere in questi giorni. Dobbiamo ricordarci anche di un'altra frase. Poi il Vescovo ha già fatto la sua omelia in cattedrale. Questa sera il Papa certamente parlerà alla Via Crucis. Fermiamoci alle loro parole, riferiamoci alle loro parole. Ma ricordo sempre quello che mi dicevano. Mai Cristo senza la croce, perché non è vero Cristo. Mai la croce senza il Cristo, perché è un peso enorme, un peso troppo pesante la croce, e non ha speranza. E allora, in questo momento, vogliamo proprio credere nell'amore di Dio che si manifesta per mezzo di Gesù. Ci ha amato, non per scherzo, ci ha amato fino alla fine, donando a se stesso. In certo senso, in Gesù muore anche il Padre, si dona anche il Padre. Sappiamo che non è la fine di tutto, che è solo un passaggio, però Gesù non è morto per scherzo, non ha fatto finta di morire, è morto sul serio. E lo sentiamo vicino ai nostri morti, ai nostri defunti, per dare a loro e a noi speranza di risurrezione. Vogliamo fare una preghiera anche per tutti quelli che sono morti in queste settimane, per amore del prossimo. Giustamente il Vescovo ieri ha detto in chiesa, in cattedrale, questa sera non facciamo la lavanda dei piedi. Ma la lavanda dei piedi la fate voi medici, infermieri, quando servite i vostri fratelli. È Gesù che continua a servire i propri fratelli. E permettete un accenno, dobbiamo stare attenti a non vivere nella paura, nella diffidenza tra di noi. Sento gente che per paura tiene lontano i medici, tiene lontano gli infermieri, coinquilini che vivono negli stessi condomini, perché hanno paura che i medici e gli infermieri portino contagio, li infettino, siano i nuovi untori, dopo tutta la fatica che fanno. Pensate un po' che strazio è questo di non essere apprezzati, di non essere accolti, neanche dai propri condomini. Preghiamo per loro e preghiamo anche per noi, perché non ci chiudiamo nelle nostre paure. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero».
Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo. Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Io risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E, detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora.
Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la scrittura che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Preghiamo. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi in una vita serena e tranquilla di render gloria a Dio Padre onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Renato, per tutti i Vescovi, presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa,
e per tutto il popolo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti fra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno il gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile,
perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il rintorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Questa ultima preghiera per i tribolati è stata un po' modificata quest'anno, viste le circostanze. Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio in ogni pericolo, rivolgi propizio il tuo sguardo verso di noi che con fede ti supplichiamo nella tribolazione, e concedi l'eterno riposo ai defunti, sollievo a chi piange, salute agli ammalati, pace a chi muore, forza agli operatori sanitari, spirito di sapienza ai governanti e l'animo di accostarsi a te, di accostarsi a tutti con amore per glorificare insieme il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Celigno crucis in quo salus mundi pependi venite Celigno crucis in quo salus mundi pependi venite
Ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, Satanatos eleison imas, sanctus immortalis miserere nobis. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo, tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Agios o Theos, Sanctus Fortius, Agios Ischios, Sanctus Fortis, Agios Athanatos eleison imas, Sanctus immortalis miserere nobis. Che altro avrei dovuto fare, non ti ho fatto? Io ti ho piantato mia scelta florida vigna, ma tu mi sei divenuta aspra e amara. Poiché mi hai spento la sete con aceto, e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore. Agios o Theos.
Sanctus Deus, agios ischiros, Sanctus Fortis, agios athanatos eleison imas, Sanctus Immortalis, miserere nobis. Io per te ho flagellato l'Egitto i primogeniti suoi, e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Popolo, ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il faraone nel Mar Rosso, e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ho aperto davanti a te il mare, e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Popolo, ti ho fatto strada con la nube, e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, ti ho nutrito con manna nel deserto, e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza, e tu mi hai dissetato con fiele e aceto. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, per te ho colpito i re dei Cananei, e tu hai colpito il mio capo con la canna. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ti ho posto in mano uno scettro regale, e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Popolo mio, che male
Io ti ho esaltato con grande potenza e tu mi hai sospeso al patibolo della croce. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Questa non è una messa, è una celebrazione liturgica con la liturgia della parola, con le preghiere dei fedeli, la preghiera universale, l'adorazione della croce e adesso c'è la comunione con l'Eucaristia, con le specie eucaristiche consacrate ieri nella messa del Giovedì Santo. E questo è un giorno, chiamiamolo così, aliturgico, senza la messa. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tua potenza, la gloria e il secolo. La comunione con il tuo corpo
e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Figlio, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo i prossimi appuntamenti. Questa sera c'è la Via Crucis da San Pietro con il Papa alle 9. C'erano dei libretti anche qui in chiesa, perché è stata preparata dai carcerati e dai volontari, dal cappellano della casa circondariale del carcere di Padova, due palazzi. Siamo invitati, chi vuole naturalmente, di accendere una candela, di metterla sul davanzale della finestra di casa sua questa sera durante la Via Crucis. Domani è il giorno del silenzio, per il Sabato Santo non ci sono liturgie, faremo il mattutino, le lodi domani mattina alle 8:30, e domani sera non è più Sabato Santo, domani sera è già Pasqua, è la veglia pasquale. Sappiamo che il centro, il culmine di tutto l'anno liturgico, purtroppo quest'anno lo dobbiamo fare così, come sapete, ecco. Alle 8 anticipiamo, per dare la possibilità poi di seguire chi vuole, il Papa o il Vescovo, che mi pare che la celebrano alle 9 domani sera. Che il Signore ci accompagni questa sera, meditiamo la passione del Signore, la croce sarà esposta almeno fino a mezzogiorno di domani, e la croce è il centro della nostra preghiera, della nostra adorazione in questa giornata e anche domani, quando passate per la chiesa, se potete passare per la chiesa. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.